Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Allora, oggi inizia la settimana, è lunedì e come sempre mi sono svegliato tardi, quindi partiamo direttamente dalla macchina. Allenamento che andrò a fare tra un po', ve lo anticipo, è molto breve. Sono in settimana di volume calante, quindi 2x2 di squat, 6x2 di panca, croci e poi farò un circuito di corpo libero. Qui sono in macchina, c'è nebbia oggi e vabbè, noi ci vediamo direttamente con l'allenamento e poi con il nuovo post workout, quindi andiamo. Appena usciti dalla palestra ragazzi, allora avete visto il mio allenamento squat e stacco, squat e panca con le croci, abbastanza leggero, però dopo ho fatto un circuito di spalle e quello mi ha devastato particolarmente perché non me lo aspettavo sinceramente, era così duro, ho aumentato sia di intensità che di volume e ora mi sono andato a lavare e non ce la facevo nemmeno a insaponarmi i capelli. Comunque si va a mangiare ora patata dolce al microonde e poi ripassata in padella come sempre. Unico consiglio: quando le cuocete le patate dolci americane al microonde, 2 minuti in meno rispetto a quelle normali, quindi se usate il mio metodo di cottura 2 minuti in meno e poi dritta in padella. Quindi ora andiamo a mangiare, dai, che sto veramente stanco. Wherever love goes there is also misery, it's no mystery, and you and I, we got history, yeah. Wherever love flows there is also tragedy, when we're in too deep, and you and I, we got history, yeah. Oh,
Che dire, grande Simo, grande amico mio, penso che io più di tante altre persone ti conosco bene, quindi volevo farti i complimenti per il traguardo dei 200 kg. Mi ricordo ancora quando ci siamo andati insieme a Londra, veramente bravo Simo, sei un esempio per molti, anche per me. Comunque, poi noi siamo rimasti con il pranzo, poi ho passato il pomeriggio a studiare. Sempre il mio amato libro di fisiologia dello sport, veramente ragazzi appassionante, ci ho passato 4 ore, quasi 5 sopra. Poi spuntino con ragazzi, questo spuntino lo dovete provare, veramente. Galletta, poi fate la marmellata, burro d'arachidi, come volete, però galletta con la marmellata, ragazzi. Uovo rigorosamente cotto in padella antiaderente con coperchio, così cottura in modo che rimane il tuorlo, da me si dice il tuorlo sano, quindi non particolarmente cotto. Poi mettete un po' di sale sul tuorlo e ragazzi mangiate tuorlo, galletta e marmellata con il sale, ragazzi è la fine del mondo, sembra strano ma è la fine del mondo. Comunque spuntino l'ho fatto. Poi sono uscito e ho fatto delle commissioni e ora sono tornato a casa, quindi sono quasi le 8, ce ne ho per le 9. Guardavo il video di Simone, fantastico, ancora complimenti, Sim. E ora credo che guarderò Prison Break perché sono in astinenza da un giorno e sono tipo i tossici in questo momento. Quindi guarderò Prison Break fino alle 9, poi cenerò. Stasera credo couscous. E ragazzi, stasera faccio partire un progetto interessante. Lo faccio partire tramite Instagram, tramite le migliori fit chef di Instagram, a cui vi inviterò a partecipare a questo progetto. Quindi, se voi state guardando il video e non avete visto il post di Instagram, andate su Instagram, vi lascio l'account nella descrizione, come sempre, e vedete uno degli ultimi post che ho postato, appunto. Post che ho postato. Bene. Quindi stasera couscous. Piselli, pomodori secchi e cozze, uno dei miei piatti preferiti. Con i pomodori secchi, ragazzi, tutto è buono. E poi si va a dormire presto perché domani ho corpo libero e cardio e sarà una bella giornata interessante che ovviamente vi farò vedere perché il vlog lo facciamo sempre su 2 giorni. Perché mi piace di più questa tipologia di vlog. Quindi, noi ci vediamo domani mattina. La routine sarà la solita, quindi caffè. Si va a correre, si va a allenare e poi si torna e si fa colazione. E ragazzi, a domani. Anzi, vi faccio vedere velocemente la cena e noi ci vediamo domani. Oggi tempo bellissimo. Ragazzi, buongiorno, buongiorno. Oggi è 28 di febbraio, ultimo del mese, e guardate mamma mia che capelli, sono andato a correre col cappello. Stamattina sono andato in palestra, circuito di push-up, trazioni e dip a corpo libero, 50 minuti in totale, poi sono andato a correre, ho fatto i 1000 metri e bene, poca fatica sui 1000 metri, però sono stanco a livello sistemico proprio tanto. Comunque, il tempo mi mette di buon umore. Oggi ho i grassi alti e voglio assolutamente andare a comprare un pezzo di salmone, quindi cercherò in tutti i supermercati quello che è in offerta. Comprerò il salmone, quindi beh, spero di trovarlo e quindi mangerò quello. A pranzo ancora non so cosa mangerò. Unica cosa sicura che ora mi vado a lavare e poi ci mangiamo il pancake con le fragole e burro d'arachidi. Quindi pancake time. Love, it grows with the memories, like a symphony. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep, and you and I, we got history, yeah. Allora ragazzi, sono appena uscito dall'estetista,
Infatti ho fatto le sopracciglia, sono tornato come nuovo. Sto cominciando ad avvertire qualche sintomo tipico del sovrallenamento e spero non sia così. Spero non mi sto allenando troppo, non mi stia allenando troppo e però vediamo. Sto cercando di trovare il salmone e sono andato all'Oasi, al supermercato, quindi vedo di se lo trovo, se no compro un'alternativa per stasera. Ancora non so con cosa pranzerò, ma forse tacchino, forse uova, forse trovo qualcosa al supermercato, vediamo. Vediamo cosa troviamo e ci vediamo dentro. Wherever love goes there is also misery. It's no mystery. And you and I, we got history, yeah. Wherever love flows there is also tragedy. When we're in too deep. And you and I, we got history, yeah. Come si voleva prevedere, la mia sfiga non mi ha fatto comprare il salmone perché non ce n'era. Ho trovato solo dello sgombro che non mi ispirava molto. Quindi noi ci vediamo al pranzo con non so cosa. E a dopo. Mamma mia ragazzi, mamma mia. 3 ore di sonno non le facevo da quando avevo 15 anni, credo. Ho dormito 3 ore, mi sono ripreso un pochetto. Oggi è una giornata un po' no, penso l'avete capito. Comunque, ora ci vediamo questo super caffè. Oggi ho esagerato con i caffè, non fatelo se non siete abituati. E vado a trovare il salmone, o almeno spero di trovarlo. Quindi incrociamo le dita e sperate che io trovi il salmone. Faccia felice, cosa significa? Ho trovato il salmone. Ho trovato il salmone. 120 grammi. Il re. Stasera si cucina il re. Contorno di piselli, pomodori secchi. Ah, che vi ho fatto vedere oggi nella clip video. I miei pomodori secchi, dato che me lo avete chiesto su Instagram, sono una marca che qui non c'è scritto perché li ho chiusi. Comunque, non mi ricordo la marca. Io ho fatto così con i pomodori secchi. Li ho comprati a Turì, quelli naturalmente tuo. Hanno tutti più o meno gli stessi valori, anche di sale. Sono tutti più o meno uguali. Quindi vedo gli stessi ingredienti, che sono pomodori secchi e sale, e compro quelli e utilizzo anche questi qui che non hanno valori nutrizionali. Utilizzo valori nutrizionali vecchi. Quindi farò dei piselli con pomodori secchi, salmone, gallette cotte leggermente al microonde. Ragazzi, diventano come popcorn. Se seguite Jessica Stefanini, l'ho visto da lei. Mamma mia. No, mamma mia anche per Jessica, però mamma mia per le gallette. Olio Evo sulle gallette. Avete capito? Vabbè, avete capito. Io ora l'umore mi è tornato un po' su. Stavo editando questo vlog, forse oggi non sono molto contento di come è andata, di come è uscito questo vlog. E se avete notato questo è perché sono veramente stanco e demotivato in questo momento, perché l'allenamento mi sta mettendo in crisi e non mi è mai capitato in questa maniera così marcata. Comunque stasera si va a cenare, domani è un nuovo giorno, domani pizza ragazzi. Grazie a tutti quelli che mi stanno mandando le ricette su Instagram, siete fantastici, già ne ho tante. E credo che domani già ne giro una, o domani dopodomani già ne giro una, due, perché farò video con 2 ricette. E questo è ragazzi, noi ci vediamo al prossimo video. E grazie ancora per la visione. Se vi fa piacere lasciate un mi piace, mi può far solo che comodo per far crescere il canale. Iscrivetevi. Per concludere, colgo ancora l'occasione per fare i compleanni al mio amico Simone. Questo video è dedicato a lui perché per me è veramente un grande amico, è uno dei pochi amici che ho conosciuto sui social. Veri amici si contano sulle dita, forse le dita avanzano anche. Quindi ancora complimenti amico mio, noi ci vediamo presto. Ciao ragazzi.